In occasione dell'anno dedicato all'Amoris Laetitia, che Papa Francesco ha voluto indire questa riflessione attorno alla famiglia, partendo dalla sua lettera apostolica, abbiamo pensato, visto che abbraccerà tutto il 2021 fino al 2022, abbiamo pensato qualcosa per la famiglia. Abbiamo concepito questo reliquiario che intende viaggiare nelle parrocchie per poter visitare le famiglie. Quindi le parrocchie che sono interessate potranno mettersi in lista, chiedere per un certo periodo di tempo la visita di questo reliquiario insigne che contiene le reliquie dei coniugi Martin, Luigi e Zelia, perché possa non tanto rimanere nella parrocchia, ma che possa viaggiare, fare una peregrinazione di casa in casa, o almeno in quelle case dove è presente il dolore, la sofferenza, in quelle case dove ci sono crisi matrimoniali, perché le varie famiglie possono ospitare in casa questo reliquiario insigne e per almeno 9 giorni o meno un triduo di preghiere proprio appropriate attorno alla figura, alla riflessione, all'intercessione di questi coniugi che la Chiesa ha canonizzato recentemente. Sono i genitori di Santa Teresa di Gesù Bambino, i quali hanno vissuto l'esperienza coniugale in modo particolare. Abbiamo visto come questo reliquiario riprende proprio l'allegoria della famiglia Martin. Le due rose in basso raffigurano il papà e la mamma, Luigi e Zelia, che dalla loro unione, dal loro amore coniugale è sbocciato, è generato uno stelo di giglio. E questo stelo di giglio rappresenta i figli che hanno avuto, i 9 figli. E Teresa li ha dipinti su un abito liturgico, su una pianeta, ha dipinto l'allegoria della sua famiglia, legando così in maniera sorprendente l'amore coniugale del mamma e papà, la fecondità di questo amore insieme alla fecondità di Cristo che ama ed è lo sposo della Chiesa. Questo è un po' quello che noi abbiamo pensato per venire incontro alla famiglia nelle sue necessità materiali, ma la visita di un reliquiario non è solo per chiedere grazie materiali, ma ancor di più per il benessere spirituale della famiglia, soprattutto quelle famiglie che hanno delle fatiche. Le fatiche dei coniugi Martin le hanno avute anche loro. Hanno vissuto diversi mesi con la morte annunciata in casa. Mamma Zelia morirà dopo 17 anni di matrimonio. Luigi finirà i suoi giorni in una casa di cura per alienati mentali. E la tribolazione, la fatica, le difficoltà non sono mancate e in questo reliquiario esse sono raffigurate da questi rovi, da queste spine, che però non impediscono alla bellezza delle rose del giglio di espandersi e di crescere. Si vede che sono come una spirale che sale. Ed è una strada, anche quella della sofferenza e del dolore, che in Cristo assume certamente uno splendore e un significato salvifico per tutti. Ecco, questo è quello che noi ci auguriamo. Chiunque volesse mettersi in lista potrebbe chiamare questo cellulare 338 460 7070. Oppure mandare una mail al mio indirizzo elettronico sangalli.antonio@tiscali.it. Grazie.